E benvenuti al successivo seminario di questa giornata. Oggi parliamo di una razza molto rara, il Tosa, e lasciamo la parola al giudice Enrico Drudi. Buonasera, oggi parliamo della razza Tosa, come ha detto Alfonso, non molto presente né in esposizione né come numero di allevamenti e neppure come diffusione in tutta Europa. Una razza nuova, recente, e ci si auspica che si possa avere in futuro una diffusione maggiore. Il seminario di oggi sarà fatto in lingua italiana con la traduzione anche in lingua inglese, e a partire da stasera, dopo il termine del seminario, saranno postati sulla pagina Facebook del Dog Show San Marino e anche sul canale YouTube le traduzioni anche nelle varie lingue, sia del testo che del commento audio, in francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo. Today we will speak about Tosa, a rare breed, not so popular in Europe, as number of kennels and also as number of subjects. Today we will speak about this breed in this seminar in Italian language and also in English. After the end of this seminar, in this evening maybe, we will post on our Facebook page of Dog Show San Marino and also in our channel YouTube the translations of the text and also the translation commentaries in vocal for many languages, English, Spanish, French, German and Russian, so that everybody can listen in his own language and we think it could be better to understand this breed. Ok, possiamo iniziare. We can begin. This is the breed, Tosa. This me and this done of this year. Preparata quest'anno. Prossima. Presente il lavoro è stato realizzato in questa essere d'aiuto nell'interpretazione e nella migliore applicazione dello standard pubblicato dall'FCI, che preso come base e implementato con fotografie, esempi e chiarimenti, oltre che con osservazioni, viene utilizzato dai signori giudici esperti in occasione dei giudizi durante le esposizioni canine di bellezza. Data la scarsa e limitata diffusione della razza Tosa FC 260 sull'intero territorio europeo, tenuto conto anche degli stati che ne vietano tassativamente la presenza, poter confrontare molti soggetti contemporaneamente in una stessa esposizione non è cosa semplice. The goal of this manual is to help interpret. The goal of this manual is to help interpreting and best applying the standard published by the FCI, that with the addition of photographs, examples, and explanations, as well as observations, is used as a basis by experienced judges when making their decisions during dog shows. Given the rarity and limited dissemination of the Tosa breed throughout Europe, also considering countries where the breed is strictly forbidden, comparing a number of individuals at the same time in a single show is not easy. Pertanto, l'intento del presente è quello di coadiuvare tutti coloro che conoscono già la razza, rimarcando le caratteristiche fondamentali della stessa e indicando gli elementi principali da osservare per chi invece non ha ancora avuto molta dimestichezza. Therefore, the aim of this manual is to be of greater help for all those who already know the breed by emphasizing its key features, and for all those who are not yet familiar with the breed by highlighting the key elements to look out for. Standard aperto.
Lo standard del TOSA è aperto e sintetico, pertanto può dare adito a molteplici interpretazioni, in particolar modo per quello che concerne i rapporti e le proporzioni. La razza TOSA, essendo stata creata con l'inserimento di diverse altre razze, è rappresentata da diversi tipi che variano a seconda delle linee di sangue prevalenti che sono state utilizzate nel corso degli anni. Troviamo pertanto dei soggetti che hanno forte influenza dei Mastiff, altri che ricordano più un alano tedesco, altri invece che hanno caratteristiche più consolidate con strutture più atletiche e muscolose. The TOSA standard is open and concise and can therefore be interpreted in many different ways, particularly with regard to ratios and proportions. Having been created by interbreeding other different breeds, the TOSA breed has resulted in several different types that vary depending on the prevailing bloodlines used over the years. It is therefore possible to find individuals with a strong Mastiff influence, others that are more similar to a German Great Dane, and others that still have more consolidated features with more athletic and muscular builds. Raccolta dei dati. In assenza di indicazioni ben precise nello standard per quanto concerne le dimensioni e le proporzioni nella struttura dei soggetti, nel corso degli ultimi 6 anni, con un lavoro preciso e analitico, avvalendomi degli strumenti scientifici stabiliti dalla prassi, ho raccolto le misure più importanti di 186 soggetti diversi, in paesi diversi e con età superiore ai 2 anni, di qualità eccellente. Colgo l'occasione per rinnovare i miei ringraziamenti a tutti gli allevatori che, mettendomi a disposizione i loro migliori soggetti, hanno contribuito ad aumentare la qualità e la quantità del riferimento rappresentativo. In the absence of precise build standards with regard to the size and proportions of the... In the absence of precise build standards with regard to the size and proportions of the individuals, I have collected over the last 6 years in a very precise and analytical manner and using the scientific tools established by practice, the most important measurements of 186 different individuals from different countries, all over 2 years of age and of excellent quality. I take this opportunity to thank once more all the breeders who allowed me to study their best individuals and thus contributed to increasing the volume of data and measurements collected. Valori medi raccolti. In questo modo ho potuto avere una sorta di fotografia della situazione attuale dei soggetti di questa razza e facendo delle medie statistiche divise per maschi e femmine ho potuto ottenere dei valori minimi e massimi per ogni valore rilevato, utili per avere un'idea più precisa dei valori cefalici, corporali e toracici che possono essere utilizzati come binario per la valutazione ai fini dei giudizi. Avendo i valori minimi e massimi delle parti misurate, risulterà molto più semplice valutare se un soggetto è molto lontano da questi valori oppure no. I have thus been able to draw a picture of the current situation of individuals of this breed, and by calculating average statistics distinguishing between males and bitches, I have been able to obtain minimum and maximum figures for each value recorded. These are very useful for a more precise idea of the head, body, and chest measurements, which can be used as benchmarks for assessment and judgment. Minimum and maximum values of the parts measured make it much easier to assess whether an individual is very far from these values. Valori di riferimento. Avendo dei dati di riferimento, non solo i giudici sono agevolati nella stesura del giudizio ai fini della valutazione, ma anche gli allevatori stessi possono avere un quadro più completo per poter lavorare nella direzione del miglioramento della razza ed evitare di portare avanti soggetti non tipici. The
Benchmark data not only enable judges to better judge and eventually assess individuals, but also help breeders to have a more comprehensive picture and thus better select the breed while not advancing individuals that are atypical. FCI standard number 206. FCI standard number 260, 9th of December 1997. Origine e funzione. Origine Giappone. Data di pubblicazione dello standard originale vigente 9 dicembre 1997. Utilizzazione anticamente cane da combattimento, oggi cane da guardia. Per poter valutare al meglio un soggetto è assolutamente sempre indispensabile avere ben chiaro qual è la funzione della razza e le particolarità salienti richieste per tale attività. I Tosa sono cani selezionati per i combattimenti, quindi le caratteristiche peculiari sono il carattere forte, l'assenza di timidezza e di paura, l'espressione penetrante, un'ottima struttura scheletrica con una muscolatura ben sviluppata, buon movimento atletico ed agilità. Non devono mai essere aggressivi con le persone. To best assess it in... To best assess an individual, a pre-requirement is always to clearly understand the function of a breed and the key characteristics required for such activities. Tosa are dogs that have been selected for fighting. Therefore, their distinctive features include strong character, absence of shyness and fear, penetrating gaze, an excellent bone and muscular structure, good athletic movement and agility. They should never be aggressive towards humans. Brevi cenni storici. Il Giappone ha una lunga tradizione di combattimenti fra cani che risale al XIV secolo. Con una tale storia alle spalle si allevò questa razza incrociando lo Shikoku Ken con delle razze occidentali. La razza porta il nome della località in cui è stata creata, anche se a volte questo cane viene chiamato mastino giapponese. I cani occidentali utilizzati per creare questa razza furono il Bulldog nel 1872, Mastiff 1874, cani da ferma tedeschi 1876 e Alani nel 1924, tutti usati per migliorare la razza con accoppiamenti consecutivi. Secondo alcune fonti furono utilizzati anche San Bernardo e Bull Terrier, ma non si sa in quale anno essi vennero usati. I caratteri ben fissati nei Tosa di resistenza e istinto di combattimento, tipici dei mastini, possono essere attribuiti all'infusione di sangue di queste razze. Named after the area where they were first bred, these dogs are sometimes also known as Japanese Mastiffs. The Western breeds used to create the Tosa were the Bulldog in 1872, the Mastiff in 1874, the German Pointer in 1876, and the Great Dane in 1924, all of which were used to improve the breed by means of sequential mating. According to certain sources, the St. Bernard and the Bull Terrier were also used, although when this crossbreeding exactly took place is not known. The well-established features of the Tosa of stamina and fighting instinct, which are typical of Mastiffs, may be attributed to the infusion of blood from such breeds. Japan boasts a long-standing tradition of dog fighting dating back to the 14th century. Given this background, the breed was obtained by crossing the Shikoku-ken with some Western breeds. Cane da combattimento. Il Tosa Inu è un cane costruito appositamente per essere imbattibile nei combattimenti.
di questo divertimento umano si trova molta documentazione già ai tempi dell'antica Roma, quando venivano impiegati i mastiff arrivati dalla Gran Bretagna ed utilizzati nelle arene per combattimenti con altri animali quali tori, orsi, cani e anche persone. Anche in Giappone è noto per avere in passato dei combattimenti fra cani. Nella provincia giapponese di Kochi esisteva una razza di cani che veniva allevata esclusivamente per i combattimenti. The Tosa Inu breed was specifically designed as an unbeatable fighting dog. There is considerable evidence of this form of human entertainment dating back to ancient Roman times, when mastiffs from Great Britain were made to fight in arenas against other animals, including bulls, bears, and other dogs, and even people. Japan, too, is renowned for its history of dog fighting, and these dogs were also used in some military conflicts. In the Japanese province of Kochi, one breed of dog was exclusively selected for fighting. Durante l'epoca Meiji, sotto l'imperatore giapponese Matsuhito, nell'isola di Shikoku, in Giappone, nell'anno 1868 veniva utilizzata una razza particolare appositamente per i combattimenti. A questa razza è stato dato il nome di Tosa Inu, nome che deriva dalla città di Tosa, che si trova appunto sull'isola di Shikoku. In giapponese Inu significa cane, quindi Tosa Inu equivale a cane Tosa. Le dimensioni di quei cani erano medio-piccole, mentre l'audacia, l'imperturbabilità, il coraggio e la resistenza erano fenomenali. During the Meiji period, under the reign of Japanese Emperor Matsuhito, on the island of Shikoku in Japan in 1868, a special breed of dog was used specifically for fighting. It was given the name Tosa Inu, which derives from the city of Tosa, which is on the island of Shikoku, and the word Inu, which means dog in Japanese. So Tosa Inu means Tosa dog. Those dogs were small to medium-sized and showed exceptional boldness, composure, courage, and stamina. Un mix di razze. Entrati in scena gli europei, questi cani giapponesi locali sono stati incrociati con altre razze europee con le finalità di aumentarne le dimensioni, l'altezza, la potenza, la tempra, la resistenza e l'agilità, cercando di mantenere il coraggio, la lealtà, l'audacia e la calma. Partiamo con lo Shikoku, combattente originario. Nel 1872 il bulldog inglese per tempra e aggressività, poi è stato inserito il mastiff per l'ossatura, forza e potenza nel 1800. When the Europeans came on the scene, these local Japanese dogs were crossbred with other European breeds with the aim of increasing their size, height, strength, temperament, stamina, and agility, while trying to maintain the qualities of courage, loyalty, boldness, and composure. Si è aggiunto poi il Bull Terrier per tempra e resistenza nel 1876. E il bracco tedesco per l'agilità nello stesso anno 1876. Nel 1912 è stato aggiunto il San Bernardo per le dimensioni e nel 1924 l'Alano per l'altezza. Dopo questi vari incroci e accoppiamenti successivi, dallo Shikoku originario come combattente, abbiamo ottenuto oggi il Tosa.
mediante accoppiamenti consecutivi, eliminando le linee di sangue che non avevano generato i risultati richiesti e mantenendo quelle che invece avevano rispecchiato le aspettative, fu creata una nuova razza con più capacità combattiva, con maggiore tempra e più resistenza, per ottenere un cane da combattimento pressoché imbattibile. Questo ha unito le taglie e la forza dei cani occidentali al coraggio, la lealtà e l'abilità di lotta dei cani giapponesi. Thus, through sequential mating, by eliminating bloodlines that had not yielded required results, and by keeping those that had, a new breed was created with even better fighting skills, toughness and stamina, to obtain an almost unbeatable fighting dog. This process helped to combine the size and strength of Western dogs with the courage, loyalty, and fighting skills of Japanese dogs. Il Tosa è un cane massiccio ed atletico, con una sorprendente agilità nonostante la sua possente conformazione. Verso il 1925 questa razza era già ben definita e nel 1930 venne fondata in Giappone una società con lo scopo di tutelarla e di diffonderla. The Tosa is a massive and athletic dog. And despite its hefty build, it is surprisingly agile. By around 1925, the breed was already well-defined, and in 1930, a club was founded in Japan in order to safeguard and disseminate it. I combattimenti in Giappone. In Giappone i combattimenti tra cani sono ancora esistenti, nonostante la Federazione Cinofila Giapponese e il Japan Kennel Club siano contrari. In Japan, dog fighting still exists, although the Japanese Dog Federation and the Japanese Kennel Club are against it. Sviluppo della razza in Giappone e nel resto del mondo. Periodo 1944-1945. Durante la Seconda Guerra Mondiale la razza Tosa era presente solamente in Giappone. Durante quel periodo si è rischiata l'estinzione della razza dovuta all'uccisione dei cani per utilizzare le loro pelli per difendersi dal freddo. Il numero dei soggetti era così diminuito drasticamente. Terminata la guerra, parecchi soggetti sono stati portati negli Stati Uniti, dando inizio allo sviluppo di una nuova linea. Come è successo con la razza Akita, che ha dato origine alla nuova razza Akita americano. Da questo momento il Giappone ha decretato il divieto assoluto di esportazione di Tosa dal paese, dichiarando la razza tesoro nazionale. Nessun soggetto poteva così più essere esportato, come pure il seme congelato. Di fatto si è concretizzato il blocco di possibili sviluppi di generazioni successive con sangue originario, limitando e riducendo di fatto anche la possibilità di outbreeding, in quanto i soggetti utilizzabili erano ovviamente diminuiti. During the Second World War, the Tosa breed could only be found in Japan. At that time, the breed risked becoming extinct, as dogs were being killed for their skins, which were used to keep out the cold. Therefore, the number of individuals decreased drastically. After the war, many individuals were taken to the United States, and new line began to develop, as happened with the Akita breed, which originated in a new breed, the American Akita. At that time, Japan decreed a total ban on exporting Tosa from the country, declaring the breed a national treasure. Therefore, neither live individuals nor frozen salmon could be exported. What in fact happened was a complete block on the possible development of future generations with original bloodlines, thus also effectively limiting and reducing the possibility of outbreeding, as usable individuals obviously decreased. Per
periodo 1945-1986, da una situazione iniziale con un certo numero di soggetti, frazionando in due parti la quantità totale, come se si trattasse di fatto di due razze diverse, la percentuale di outbreeding è stata limitata notevolmente. Ci si trova così una situazione in Giappone con cani utilizzati esclusivamente in combattimenti senza riguardo alle caratteristiche morfologiche e tipiche della razza, bensì dando priorità assoluta alla tempra e all'aggressività. Lo scopo infatti era quello di ottenere dei soggetti da poter utilizzare per i combattimenti e non per esposizioni di bellezza. From an initial situation with a certain number of individuals, by dividing the total number in two, as if they were to all intents and purposes two different breeds, the percentage of outbreeding was considerably limited. Therefore, the situation in Japan saw dogs used exclusively for fighting, without any concern for the morphological and typical characteristics of the breed, but rather with a focus on temperament and aggressiveness. In fact, the sole aim was to raise individuals that could be used for fighting, not for beauty shows. Periodo 1945-1986. Negli Stati Uniti, invece, si è iniziato a sviluppare la razza dando importanza al mantenimento delle caratteristiche originarie cercando di mantenere la tipicità e la morfologia. Ci si trova così di fronte a due linee che continueranno a svilupparsi per i 40 anni successivi, in due direzioni diverse, una per i combattimenti e l'altra per la morfologia, finalizzata alla conservazione della tipicità originaria, utilizzando i soggetti prevalentemente per la guardia e la difesa. Negli Stati Uniti, alcuni amanti della razza hanno iniziato ad allevare soggetti di ottima qualità con lo spirito della conservazione morfologica finalizzata al miglioramento della razza. Meanwhile, in the United States, the breed was developed with a focus on retaining its original characteristics and seeking to maintain typicality and morphology. Therefore, there were two lines, and these continued to develop for another 40 years in different directions. One that focused on fighting, and the other that focused on morphology, with the aim of maintaining original typicality with individuals used primarily as guard dogs or for self-defense. In the United States, some breed enthusiasts began to raise excellent individuals with the spirit of preserving morphology and with the aim of improving the breed. Periodo 1986-1991. Tra il 1986 e il 1987, alcuni soggetti sono stati esportati in Europa e sono nati i primi allevamenti di Tosa in Olanda, Spagna e Francia, con non poche difficoltà incontrate nello sviluppo delle generazioni successive, dato lo scarso numero di soggetti e l'alta consanguinità, la razza si è pian piano diffusa anche in altri stati e il numero delle presenze è aumentato. A volte, come si può ben vedere analizzando i pedigree e diversi soggetti, avendo pochi tosa a disposizione ed essendo quasi tutti imparentati, alcuni allevatori hanno utilizzato negli accoppiamenti altre razze al fine di cambiare il sangue e cercare di migliorare le caratteristiche che si stavano perdendo. Di fatto quindi in Europa in questo periodo potevano trovarsi diverse linee di sangue ma con caratteristiche molto difformi tra loro. Ad esempio si potevano trovare teste che non ricordavano quelle dei Tosa ma assomigliavano più a dei Mastiff oppure a quelle di un Alano. Lo stesso vale per le altezze, le proporzioni del corpo, la struttura, soggetti più alti e snelli, altri più massicci e pesanti. Per questo motivo, quando ci si trova di fronte a un tosa, non è sempre facile ricondurre tutte le caratteristiche del soggetto ad un tipo ideale, in quanto oltre alla scarsità di soggetti esistenti, esistono diversi tipi dovuti a...1986
till 1991. Between 1986 and 1987, some individuals were exported to Europe, and the first Tosa breeding kennels opened in the Netherlands, Spain, and France. Overcoming considerable difficulties in developing future generations, given the low number of existing individuals and the high levels of consanguinity, the breed slowly began to spread to other countries and the number of individuals grew. At times, as can be seen by analyzing the pedigrees of different individuals, because few Tosa were available and as they were almost all related, some breeders began to use other breeds for mating in order to change the bloodline and try to improve the characteristics that were slowly being lost. For example, the heads of some did not recall those typical of the Tosa breed, but were more similar to those of the Mastiff or the Great Dane. The same applied to height, body proportions, and build. Some were tall and slimmer, others stockier and heavier. For this reason, when considering a Tosa, it is not always easy to trace all the individual's characteristics back to an ideal type, because, as well as the rarity of existing individuals, there are in fact a number of different types, as explained above. Periodo 1991-2004. Dopo il cambiamento della situazione politica dell'Unione Sovietica nel 1991, anche nei paesi dell'Est, ex Unione Sovietica, alcuni amanti della razza hanno iniziato ad allevare Tosa. In particolare, con una presenza discreta, sono nati allevamenti in Repubblica Ceca, Polonia e Romania. Tra non poche difficoltà, diversi allevamenti hanno raggiunto ottimi risultati in termini di soggetti con caratteristiche eccellenti. Altri invece hanno perseguito la sola finalità economica facendo cucciolate su cucciolate, dando priorità al guadagno piuttosto che al miglioramento della razza, utilizzando dei soggetti non tipici, facendo molto in breeding e senza dare molta importanza al carattere. (1991 to 2004). After changes to the political situation in the Soviet Union in 1991, in Eastern European countries, former Soviet Union, some enthusiasts began to breed Tosa. A fair number of breeding kennels opened in the Czech Republic, Poland, and Romania in particular. Overcoming considerable difficulties, several breeders managed to achieve optimal results in terms of individuals with excellent characteristics. Meanwhile, others focused on purely economic motivations. Breeding litter after litter and prioritizing financial gain rather than improvement of the breed, using atypical individuals, relying heavily on inbreeding, and without placing particular importance on maintaining character. Si possono distinguere quattro tipi di soggetti. 1. In Giappone abbiamo una linea che persegue la finalità del solo combattimento con cani, anche non tipici, in quanto non destinati alle esposizioni. 2. Negli Stati Uniti si ha una linea che ricerca caratteristiche di qualità morfologica e attitudini alla guardia e alla difesa, ma con non molti soggetti presenti, limitando notevolmente la possibilità di outbreeding. 3. Nell'Europa dell'Est abbiamo molti allevamenti, ma di due tipologie differenti. I primi che allevano e sviluppano la razza per il miglioramento della stessa, ottenendo ottimi risultati. I secondi, invece, che generano cucciolate senza riguardo alla tipicità e alla qualità, ma solo al fattore economico. 4. Nell'Europa occidentale abbiamo pochi allevamenti, con soggetti di qualità medio-alta, che sviluppano la razza prevalentemente per passione. Four types of individuals can be observed. Number one,
In Japan, there was a line that focused only on fighting, that even included atypical dogs, as they were not meant for shows. Number two, in the United States, there was a line that focused on morphological quality and an aptitude as guard or defense dogs, but with few individuals present, thus considerably limiting the possibility of outbreeding. Number three, in Eastern Europe, there were many breeders that fell into two different categories. The first bred and developed these dogs in order to improve the breed and achieved excellent results, whilst the second produced litter after litter without concern for typicality and quality, but focusing merely on financial gain. Number four, in Western Europe, there were few breeders producing medium-high quality individuals that developed the breed primarily because of the passion for it. Periodo 2004 fino ad oggi. L'apertura dei mercati, la globalizzazione delle economie, l'allargamento dell'Unione Europea, il livellamento dei costi e lo sviluppo tecnologico hanno permesso di migliorare lo scambio di informazioni fra allevamenti. La facilità e rapidità di invio di foto, richieste per monte e miglioramento delle linee di sangue ha aiutato la qualità della razza, che è notevolmente migliorata. Oggi si possono trovare ottimi soggetti in paesi diversi, pur mantenendo la presenza di allevamenti che puntano purtroppo solo alla commercializzazione per finalità economiche. '04 up to the present day. The opening up of markets and global economy, the expansion of the European Union, the leveling of costs and technological developments have improved the exchange of information between breeders, making it much quicker and easier to send photographs, request mates, and improve bloodlines. This has led to a considerable improvement in the quality of the breed, and some excellent individuals can now be found in a number of different countries. Unfortunately, there are still too many breeders who only focus on the sale of individuals for financial gain. Pochissimi sono i pedigree rilasciati in Giappone per i Tosa. In Giappone i Tosa sono cani da combattimento e non da mostra. La tipicità morfologica originaria del Tosa in Giappone si sta perdendo in quanto gli allevatori danno priorità esclusiva a tempra e aggressività piuttosto che ai fattori estetici. Non importa se un cane è incrociato con altre razze, se è tricolore, bianco o nero, se è alto o basso, l'importante è che vinca nel ring contro gli sfidanti. Non essendo cani da esposizione, in Giappone non si trovano tosi iscritti alle mostre. Molto spesso gli stessi giudici non conoscono nemmeno gli allevamenti e gli allevatori, perché si tratta di un altro mondo, altre persone, altri contatti, totalmente strani alle esposizioni. In Japan, tosa are still used only for fighting and never shown. The original morphology typical of tosa is being lost in Japan, because breeders exclusively prioritize temperament and aggressiveness rather than aesthetic factors. It doesn't matter whether the dog is crossed with other breeds, its coat is three-colored or just black and white, whether it is tall or short. What is key is that it wins in the ring against its opponents. Japanese judges never judge tosa in Japan, as none are ever shown. Often judges do not even know any breeding kennels or breeders, as they are part of a completely separate world with different people and contexts involved who are totally foreign to the world of dog shows. Ecco, a questo punto vorrei fare un'osservazione. Abbiamo parlato prima della diffusione in diversi stati e con qualità differenti. Ovviamente se in uno stato ci sono molti allevamenti, come questo vale per i tosa ma per qualunque altra razza, se in uno stato, in una zona diciamo ancora meglio, ci sono molti allevamenti, si ha più possibilità di trovare soggetti idonei per accoppiamenti e non, data la scarsità e il numero limitato di cani di questa razza, a dover ricorrere magari ad altri allevamenti che sono a 3, 4, 500 chilometri di distanza,
Quindi, come accade per tutto, dalla tecnologia alle automobili, più si concentra in una zona un livello di presenza e di qualità, migliori possono essere i risultati. Quello che è stato fatto, ad esempio, in Repubblica Ceca, Romania e Polonia, da molti allevatori che sono più presenti, anche se ce ne sono alcuni che lavorano, diciamo, in modo non ottimale, ce ne sono molti altri che, data la vicinanza e l'impegno, hanno avuto degli ottimi risultati e si possono trovare dei soggetti molto validi. Riguardo invece, ecco, se Alfonso vuole tradurre un po', poi continua. Ok, mi sentite? Sì. Sì. Ok. Traduco quello che hai appena detto tu adesso rispetto a... Sì, poi continuo, dai, facciamo un po' per uno. Okay, it was about the two problem about the bloodline, because a lot of new generation of breeder decide to develop the different type of breed line, and then it's most important. Tu dicevi, hai parlato di alcune nazioni, quali? I said that comparing with other products or technologies or cars, doesn't matter. If in one area you can find many person or breeders, in this case, that have the same breed, is more easy for you to develop in a better way this breed, because you don't have to drive 300-500 kilometers. You can have a breed close to you, you can have more subjects, more individuals, you can have more choice of dogs to use for mating. Okay. So the quality can be increased in an exponential way. And in the last 20 years in Czech Republic, Romania and Poland, there were many, many breeders. Somebody does not work in an optimal way, we can say, but there are a lot that had very, very good results with excellent dogs. And today is more easy. So what they did in the past, it was a big effort. Today is more easy because you don't have to send a letter showing picture before mating and maybe wait 1 month okay. Before the answer. Sì, sì, mi ero perso un pezzo a fare la regia, sì, adesso magari ripeto per quelli che si sono collegati adesso, comunque il fatto della tecnologia del web che ha avvicinato di più gli allevatori, per cui anche se rimane una razza rara, però la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca hanno dato un grosso impulso proprio all'allevamento della razza, proprio perché sono più vicini gli allevatori e quindi, anche se una razza è rara, grazie comunque alle nuove tecnologie negli ultimi 20 anni, anche le razze rare come il Tosa hanno la possibilità di implementare, quindi di far collaborare magari allevatori che non si conoscono e che magari in passato, come diceva Enrico, era difficile trovare un buon maschio per l'accoppiamento oppure capire che esistevano delle realtà di linee di sangue diverse dalle proprie. Sì, infatti oggi che una persona, un allevamento, sia in Spagna piuttosto che in Portogallo o Svezia o Russia o Slovacchia, non è poi così importante, a parte la distanza nel trasferimento, ma per lo scambio di informazioni ormai in tempo reale si può avere tutto. Poi ci sono già arrivate, Enrico, ne ha tradurre in inglese? O... Come? Vuoi tradurre in inglese? Faccio io. Ripeteremo quello che hai detto prima, nel senso. Dai, faccio io. Today, if you live in Spain, in Sweden, or Russia, or Slovakia, it doesn't matter, because in a few seconds you can have immediately all the pictures of the dog, you can evaluate if organized the mating or not, you can have measure, age, you can have everything and in real time. So, if in the past you had to wait 1 month before to receive the answer with a normal letter by post, today you can have 2, 3, 4 seconds maybe, or 1 day if the person is not connected. Okay, possiamo continuare. Vabbè, il concetto è chiarissimo adesso, continuiamo. Sì. Ok. Ecco, perfetto.
In the last 11 years, the Japan Kennel Club registered 34 TOSA individuals in its breed registry born from litters in Japan. 14 were registered from 2007 to 2015, and 20 in 2016 and 2017. Note that from 2009 to 2015, a 7-year period, only 5 individuals were registered. This means that since there is no need for dogs used for fighting to have pedigrees, and given that dogs that are not pure breed can also be used, breeders have no reason to declare litters or request pedigrees. The small number of pedigrees issued confirms that very few breeders are working to preserve and protect the breed. This means that anyone who declares having imported a TOSA from Japan between 2009 and 2015 either imported one of the 5 individuals registered or else imported a dog without pedigree. TOSA registrati al libro origine del Japan Kennel Club. In 11 anni sono stati registrati 34 soggetti TOSA, 14 nel periodo 2007-2015 e 20 tra il 2016 e 2017, nati da cucciolate in Giappone. Da notare che dal 2009 al 2015, periodo di 7 anni, risultano solo 5 soggetti registrati. Non avendo la necessità di avere i pedigree per i cani utilizzati nei combattimenti e tra l'altro potendo utilizzare anche cani di razza non pura, non hanno nessun motivo per dichiarare le cucciolate e richiedere i pedigree. L'esiguo numero di pedigree emessi sta a confermare che gli allevatori che lavorano per la conservazione e la tutela della razza sono veramente pochi. Questo significa che chi dichiara di aver importato un TOSA dal Giappone tra il 2009 e il 2015 o ha importato uno dei 5 soggetti registrati oppure ha importato un cane senza pedigree. Aspetto generale, cane di grande taglia, dai modi pieni di dignità e dalla costruzione robusta. Cane dagli orecchi pendenti, pelo corto, muso quadrato, coda pendente, spessa alla radice. La conformazione generale è quella di un mesomorfo, il cui tronco è più lungo dell'altezza algarrese. È un cane di forte e robusta struttura, simmetrica e possente, ma non grasso e pesante. Muscoloso e atletico piuttosto che grande, pesante e goffo nei movimenti. General appearance. Large sized dog with a stately manner and robust build. The dog has hanging ears, short hair, a square muzzle and a hanging tail thick at the root. The dog's general conformation is that typical of a mesomorph, whose trunk is longer than its height at the withers. It has a strong and robust structure that is symmetrical and imposing, but not fat or heavy. It is muscular and athletic, rather than big, heavy-footed, and clumsy in its movements. Veniamo ora ai rapporti, i rapporti importanti. Qui abbiamo sempre due valori che sono dei minimi e dei massimi e sulla destra ho riportato le medie divise fra maschi e femmine. Di altezza algarrese abbiamo da 74-85 per i maschi e 67-75 per le femmine. Altezza alla groppa da 73-82 per i maschi, da 66-72 per le femmine. La lunghezza del dorso da 62-80 per i maschi, 57 fino a 68 per le femmine. E le medie abbiamo 77 circa per i maschi di altezza e 69 per le femmine, quindi sono leggermente più basse. L'altezza della groppa è 76 per i maschi e 69 per le femmine. La lunghezza del dorso 69-63. La lunghezza dalla punta della spalla alla punta della natica abbiamo 86 per i maschi, 79 per le femmine. Ecco, vorrei fare una precisazione, se puoi interrompere un momento.
Allora, questi rapporti importanti, sì, sono importanti, però non sono dei valori assoluti, vorrei richiarire. Abbiamo già detto all'inizio con l'introduzione che ho rilevato un insieme di 186 soggetti e quindi questi sono dei valori medi. Quando si dice, ho scritto, altezza algarrese come media 77,2 cm, questo non vuol dire che se un cane non è 77 cm non sia corretto. Questo vuol solo dire che è un valore medio dei soggetti misurati, che è molto diverso. What I said, I would like to explain just a little more these values. At the beginning, I already told that I measure 186 individuals. It means that these values are not the absolute value. So one male with an height of 77.2 centimeter is not the only correct measure. This is the average measure. It means that we can have smaller or higher, doesn't matter, but this is only average. So if it's not 77, it not means that it's not correct, it's only the average. Infatti, normalmente si trovano dei soggetti maschi che sono più alti di 77, arrivano anche 82, 83, 85 centimetri, però la media di quelli misurati è 77. Quindi avremo una maggiore... È interessante notare che la maggioranza dei cani maschi quindi ha una misura inferiore a 77 e quelli che sono invece 82-83 sono un po' una minoranza. Questo però sempre come valore medio. Poi rapportato ad altre misure, quali la testa alla groppa, la lunghezza del dorso, le inclinazioni, angolo scapolo-omerali, si ha ovviamente un cane che deve essere proporzionato. Stessa cosa vale per le femmine. I complete translating in English. What I said that about the average height of the males is 77. So if it's not 77, it's not means that it's not correct. It's only the average value. Normally, the height of the dogs is less than 80. For this reason, we have an average values of 77. You can find many dogs that are 83, 84, or 85 centimeters in the show, but it's only minority. The average is less. The same is for the feminine, for the bitches. Of course, we must consider this height and length in the correct proportion with the other parameters of the dog. So height at the croup or length, the inclination of the shoulder, the hocks, and the other measure that we will see later in the other slides. Okay, può continuare, grazie Alfonso. Important proportions. Average height of the withers, 77.2 centimeters for males, 69.3 centimeters for bitches. Average height of the croup, 76.5 centimeters for males, 69 centimeters for bitches. Average length of the back, 69.3 centimeters for males, 63.3 centimeters for bitches. Average length from the tip of the shoulder to the tip of the buttock, 86.4 centimeters for males, 79.4 centimeters for bitches. Rapporto altezza lunghezza. Rapporto altezza lunghezza per i maschi è di 1 a 1,2, quindi indicativamente un 20% più lunghi rispetto all'altezza, mentre per le femmine è da 1 a 1,15, il che vuol dire un 15% più lunghe di quanto sono alte. Quindi le femmine sono in media il 3% più lunghe dei maschi. Height-length ratio, 1 to 12 for males, 1 to 1.15 for bitches. Bitches are, on average, 3% longer than males. Ecco, faccio un'altra precisazione anche qui.
Allora, nei maschi è stato erroneamente indicato 20% e un 12%, quindi i maschi sono in proporzione tra altezza e lunghezza 1:12, quindi un 12% più lunghi rispetto all'altezza, mentre le femmine sono ancora leggermente più lunghe. Quindi come in altre razze, ad esempio, si ha un 10% per i maschi e un 15% per le femmine, qui come valori medi, ripeto, ribadisco, abbiamo un 12% per i maschi in più rispetto all'altezza e un 15% per le femmine. Quindi le femmine sono circa un 3% più lunghe dei maschi. Poi per avere un... traduco in inglese. The males are normally the length of the males compared with the height is 1:1.12 and 1:15 for females. So normally females are 3% longer than males. Of course, as I said before, these are only average values and not absolutely. So you can have also shorter or higher dogs, but anyway, you must respect, should respect the proportions. Per avere un'idea un po' più immediata se il cane è proporzionato o meno, piuttosto che fare sempre la lunghezza dallo sterno alla natica rispetto all'altezza, perché calcolare un 12% o un 13% più lungo rispetto all'altezza non è facile. Si usano i cinometri per l'altezza, e già quando un cane ha 80-82 centimetri ci può essere la differenza di un centimetro o due rispetto a quello che si può notare ad occhio. Quindi io ho calcolato, ho tracciato una linea virtuale che passa dal garrese e arriva alla punta del piede posteriore. In questo modo noi andiamo a fare la diagonale che va dal garrese alla punta del piede posteriore e ha come altezza il punto che va dal suolo fino al garrese. In questo modo vediamo che sempre con i valori medi abbiamo un 48%, che è circa un 45%, quindi una diagonale. In questo modo si potrebbe quasi dire che è un quasi quadrato. Diciamo non è proprio perfetto, ma è un 48%, se fosse un quadrato avremmo un 45%. A occhio si può vedere meglio se il cane è proporzionato oppure no. In inglese, just to understand better and more fast, if a dog is proportioned in compare the length and the height, I draw a virtual line from the wither to the point of the rear paw, and we calculate 48 degrees. This before normally is not so easy with the eyes, normal eyes without instruments or items like the stick, to check if the height is 82 or 83 or 79. You can calculate approximately, but not cannot be always exactly. So if you draw a virtual square on the dog from the wither to the floor and from the floor passing to the rear paw to the wither is diagonal, you can have plus minus one square. Here is written 48 degrees. If it is 45, is a perfect square. So you have immediately the impression of the proportion of the dog. If it's too long, you see immediately. If it's too short, the same, is opposite. On the left side, I wrote the formula that normally you can use to obtain this value. And it's not so easy, even with a calculator. So you can imagine with your mind. Ho messo a sinistra la formula che si calcola, che si utilizza per calcolare il valore dell'angolo in gradi. E di solito a mente, insomma, quasi fatica. Insomma, ci vuole un bravo matematico. Ok, sono sempre valori medi, comunque, come ho detto. Puoi continuare? Comportamento e carattere. È caratterizzato dalla pazienza, sangue freddo, ardimento e coraggio.
Occorre ricordarsi che i Tosa sono nati per lottare, in silenzio, senza paura e con un limite incredibile di sopportazione del dolore. Essendo stato selezionato per vincere nei combattimenti tra animali, è stato indotto dall'uomo a dimenticare le ritualizzazioni ed è perfettamente in grado di uccidere un avversario anche quando questo lancia chiari segnali di sottomissione. Behavior temperament. The temperament is marked by patience, composure, boldness and courage. We should bear in mind that Tosa have been created to fight in silence, fearlessly, and with an incredible ability to endure pain. Selected to win in fights against other animals, the Tosa has been taught by man, through the process of selection, to forget rituals. A Tosa can kill an opponent even when the opponent has been clearly forced into submission. Passiamo ora all'analisi della testa e la regione del cranio. Cranio largo, rapporti importanti, rilevati su soggetti di almeno 2 anni di età. Lunghezza della testa, per i maschi abbiamo un valore medio di 28,5 cm, di 26,5 per le femmine. La lunghezza del cranio di 15,5 cm per i maschi e 14 per le femmine. La lunghezza del muso 11,2 per i maschi, 10,8 per le femmine. La profondità del muso 10,3 per i maschi, 11 per le femmine, l'angolo dello stop 112 gradi per i maschi, 123 per le femmine. Important proportions of Tosa head have been recorded on subjects at least 2 years old. Average head length 28.5 cm for males, 26.5 cm for bitches. Average skull length 15.5 centimeters for males, 14 centimeters for bitches. Average muzzle length 11.2 centimeters for males, 10.8 centimeters for bitches. Average muzzle depth 10.3 centimeters for males, 11 centimeters for bitches. Average angle of stop 112 degrees for males, 123 degrees for bitches. Ok, una cosa, una precisazione. Dalle misure rilevate e come anche c'è scritto comunque sullo standard c'è scritto che il muso dovrebbe essere quadrato. Dalle misure rilevate i musi quadrati erano veramente pochi, quindi pochi soggetti avevano un muso che fa sembrare proprio il quadrato. Di solito, come vedete anche dalle misure che ho riportato, si trovano musi un po' più profondi piuttosto che larghi. Quindi, dopo abbiamo alcune foto di esempio che vedremo successivamente, però da notare che il muso quadrato ormai è poco diffuso. Abbiamo dei musi un pochino più stretti e un pochino più profondi, questo sia nei maschi che nelle femmine, quindi quello richiesto dallo standard come muso quadrato non sempre è facilmente individuabile. Ok, poi per lo stop, ecco qui vediamo alcuni valori messo per i maschi e per le femmine, il valore normale medio individuato è di uno stop di 115 gradi per i soggetti, quindi rilevati, e nelle femmine un pochino più dolce. Ok, puoi continuare Alfonso, grazie. Nei maschi il rapporto muso-cranio è pari a 0,71 con 11,2 cm per la lunghezza media rilevata del muso e 15,5 cm per la media del cranio. Nelle femmine la canna nasale è leggermente più lunga rispetto a quella dei maschi e rapportata alla misura del cranio. Risulta infatti un rapporto muso-cranio pari a 0,771. Infatti 10,8 è il valore medio della lunghezza del muso e 14 cm la lunghezza media del cranio. Head profile. In males, the muzzle to skull ratio is equal to 0.7 to 1. In fact, in males, 11.2 cm is the average length recorded for the muzzle,
and 15.5 centimeters is the average length of the skull. In bitches, on the other hand, the nasal bridge is slightly longer than in males in ratio to the skull measurement. In fact, the muzzle to skull ratio is equal to 0.77 to 1, where 10.8 centimeter is the average length of the muzzle and 14 centimeter is the average length of the skull. Ok, traduco un attimo, faccio due considerazioni. E prima ho parlato del muso quadrato, lo dico anche in inglese che siamo andati avanti. In the standard is written square muzzle. To find today square muzzle is not easy. Following the measurements that I had found in the last years, the muzzles normally in average are more deep than width. So not so wide as deep. And the subject, the individuals with square muzzle are more, even more and more rare. Regarding the muzzle bridge, the standard writes only straight. So there is no referment to the length or proportion between muzzle and skull. I calculate as average, that is 0.7 to 1 for the males and 0.77 to 1 for females. So the females have just a little longer muzzle than the males. Nelle misure rilevate, dato che nello standard c'è scritto che la canna nasale deve essere dritta e non ci sono rapporti o proporzioni rispetto al cranio, ovviamente non si può sapere se può essere un 1 a 1 o 2 a 3, non essendoci scritto niente, mi sono basato sulle rilevazioni dei soggetti esistenti. Quindi abbiamo uno 0,7 a 1, quindi la canna nasale è pari al 70% del cranio, mentre nelle femmine 0,77, quindi un pochino più lunga nelle femmine rispetto ai maschi. Ok, puoi proseguire. Vediamo qui degli esempi di teste di cuccioli corrette, cuccioli di 2 mesi, un maschio a sinistra e una femmina qui sulla destra. Correct heads, puppies at 2 months, male and bitch. Altre teste di cuccioli, a sinistra un maschio e una femmina di 3 mesi, a destra una femmina di 4. Heads of bitch and male at 3 months and bitch at 4 months. Qui vediamo invece i profili della testa di 2 soggetti adulti, un maschio e una femmina. Head profile in adults, male and bitch. Passiamo ora invece all'analisi della visuale frontale della testa. Il piatto craniale è largo, piatto e non deve essere bombato. Si deve poter tracciare un segmento che ha come estremi le 2 attaccature delle orecchie e parallelo al piatto craniale senza intersecarlo. Il muso è leggermente più profondo che largo, con un rapporto di 10 a 9 nei maschi, mentre nelle femmine, data la lunghezza inferiore del muso, risulta essere pari a 10 a 8. La canna nasale deve essere dritta e gli assi cranio-facciali preferibilmente paralleli. La posizione degli occhi non deve essere troppo bassa e nemmeno troppo alta rispetto alla canna nasale. L'angolo ideale, formato tra il segmento tangente all'apice frontale della giuntura delle labbra e le linee passanti al centro degli occhi, deve risultare di circa 32 gradi, come rappresentato in figura. Head front view. The skull plate is wide, flat, and should not be rounded. It should be possible to draw a segment whose tips are the 2 ear settings and which is parallel to the skull plate without intersecting it. The muzzle is slightly deeper than it is wide,
with a ratio of 10 to 9 in males, whereas it is not as wide in bitches, so the ratio is approximately 10 to 8. The nasal bridge should be straight, and the skull facial axis should preferably be parallel. The position of the eyes should not be too low or too high compared to the nasal bridge. The ideal angle between the segment tangent to the tip at the front where the lips come together and the lines passing through the center of the eyes should be approximately 32 degrees, as seen in the diagram. Misure della testa. La larghezza del cranio da 16 a 21 per i maschi e da 15 a 18 per le femmine, con una media di circa 19 cm per i maschi e 16,4 per le femmine. La larghezza del muso è di circa 9,3 cm nei maschi e 8,1 nelle femmine come valori medi, mentre la profondità del muso è di 10 cm circa per i maschi e di 9,7, quindi quasi 10 anche per le femmine. Head measures. Average skull width, 19.2 centimeters in males, 16.4 centimeters in bitches. Average muzzle width, 9.3 centimeters in males, 8.1 centimeters in bitches. Average muzzle depth, 10.3 centimeters in males, 9.7 centimeters in bitches. Abbiamo qualche esempio di teste di cuccioli, un maschio di 7 mesi, uno di 4, un altro di 4 e una femmina di 7 mesi. Head front views of puppies, male at 7 months, male at 4 months, male at 4 months, bitch at 7 months. Abbiamo due esempi di teste di maschi adulti. Head, male. Altre due teste, sempre di maschi adulti. Head, male. Ancora due teste di maschi. Vediamo le differenze, ma entrambi corretti. Head, male. Ancora altre due teste di maschi adulti. Head, male. Qui abbiamo invece due esempi di femmine. Due teste di femmine adulte. Head, bitch. Ancora due femmine adulte. Head, bitch. Anche qui abbiamo altre due teste di femmine adulte e come dicevo prima, nella foto di sinistra vediamo una riga rossa che sta a indicare l'attaccatura corretta delle orecchie che vanno da una parte all'altra del cranio attaccate alte e la linea rossa deve toccare entrambe le attaccature senza che il cranio sia bombato. Head, bitch. Qui vediamo la testa di una femmina di 2 anni. In questa foto la canna nasale è leggermente troppo lunga rispetto al cranio e lo stop un poco troppo dolce con mancanza di sostanza sotto gli occhi. Bitch 2 years old. Here the nasal bridge is slightly too long compared to the skull. The stop is too gentle and there is a lack of substance under the eyes. Guardiamo gli assi cranio-facciali e le proporzioni. Questa è una testa femminile con corretti assi paralleli. La corretta proporzione cranio-muso, buono lo stop, pigmentazione e faccia frontale del muso.
Head angulations and proportions. Bitch head with correct parallel axis. Correct proportion skull to muzzle. Correct stop, pigmentation, and front face of muzzle. Il cranio deve essere piatto e si deve riuscire ad immaginare, come dicevo prima, una linea virtuale che unisce l'attaccatura delle orecchie alle due estremità, come se fosse una tangente al piatto craniale. Nelle tre foto che seguono, la prima è di un cranio tipico e corretto, la seconda è di un cranio bombato e la terza è di un cranio non piatto. Il piatto craniale risulta perfettamente parallelo alla linea rossa. Nella seconda foto il cranio è bombato e le orecchie attaccate basse. Nella terza foto il cranio non è piatto e le orecchie sono attaccate basse. The skull should be flat and it should be possible to imagine a virtual line running from where the ears are set to the tips as if it were a tangent to the skull plate. In the three photos below, the first is of a typical and correct skull, the second of a rounded skull, and the third of a skull that is not flat. From left to right, the skull plate is perfectly parallel to the red line. Rounded skull and ears set too low down. Skull not flat and ears set too low down. Stop molto marcato, nettamente pronunciato nei maschi, nelle femmine può essere leggermente più dolce. Very pronounced stop, clearly pronounced in males, in bitches it can be slightly gentler. Abbiamo qui altri due esempi di teste, a sinistra un maschio e una femmina a destra. Si nota la differenza dell'inclinazione dell'angolo dello stop. Ecco, una cosa, Alfonso, scusa. Sì. Quando si parla di stop, negli standard non sempre c'è l'indicazione in gradi di quello che deve essere lo stop o come dovrebbe essere. Quindi si può trovare la dicitura molto marcato, moderatamente marcato, leggero lo stop, oppure impercettibile lo stop a seconda delle razze. Se ci fossero dei valori invece un po' più definiti, un po' più precisi, sarebbe un po' più agevole anche per i giudici, per gli allevatori, capire se uno stop può essere corretto o meno, perché il molto marcato, come va bene, probabilmente è più marcato di un moderatamente marcato o leggermente marcato, però senza inclinazioni in gradi è fatica a calcolarle. I want to say that regarding the stop, when you find in the standard marked stop or slowly marked stop or slightly or soft is not an exact value that you have to follow or compare with, because you can have like two values and you are in the center or you are not considering the perfect exactly values that is written in the standard. So everything can be correct or not. So for this reason, as I said before, for the other measure, I checked the stop that is in degrees in average, always as average, 112 degrees for males and 123 degrees for females. Quindi nelle femmine un po' più leggero, un po' meno brusco rispetto ai maschi. So bitches as normally just a little more soft stop than the males. Ok, puoi continuare. Very pronounced stop. Clearly pronounced in males, in bitches it can be slightly gentler. Tipiche sono le rughe sul cranio, particolarmente accentuate nei soggetti maschi. Le sopracciglia corrugate conferiscono a volte un aspetto quasi preoccupato. Spesso si trova una ruga caratteristica che scende dritta dall'angolo esterno della palpebra lungo tutta la guancia.
A distinctive feature of this breed is represented by wrinkles on the skull, which are particularly pronounced in males. Furrowed eyebrows sometimes give the dog an almost worried expression. Often a characteristic wrinkle runs straight down the entire cheek from the outside corner of the eyelid. Regione del muso. Tartufo grande di colore nero. Muso di moderata lunghezza. Canna nasale dritta. Il profilo della canna nasale non deve mai essere concavo, convesso o aquilino. Canna nasale dritta e preferibilmente con gli assi paralleli. In nessun caso gli assi cranio-facciali devono essere convergenti. Muzzle region. Nose large and black. Muzzle moderately long. Straight nasal bridge. The profile of the nasal bridge should never be concave, convex, or aquiline. It should not exceed a ratio of 1:1. The correct size is between 2:3 and 1:1. Nasal bridge, straight, preferably with parallel axis. In no case should the skull facial axis be convergent. The front of the muzzle, which should be straight or slightly behind the virtual line, running downwards perpendicularly from the tip of the nose. Maschera del muso. La maschera può essere o meno presente sul muso. In ogni caso è preferibile un colore uniforme, che non ecceda il limite degli occhi, e ammessa qualche sfumatura più scura sul piatto craniale. Mask and muzzle. The mask and muzzle can be present or not. However, a uniform color is preferable, possibly not exceeding the eye rim. Shades of color on the skull are admitted. Faccia frontale del muso. La faccia frontale del muso deve essere dritta o leggermente arretrata rispetto alla linea virtuale tracciata dalla punta del tartufo verso il basso in modo perpendicolare. Front face of muzzle. The front of the muzzle, which should be straight or slightly behind the virtual line, running downwards perpendicularly from the tip of the nose. Ecco. In alcuni casi, un momento, in alcuni casi si trovano dei soggetti che hanno la faccia frontale del muso un po' arrotondata e bombata verso l'esterno, tipo Bull Mastiff. Nei soggetti che ho visto io, analizzato io, la media ha la faccia frontale o diritta o leggermente arretrata. Come è scritto, ecco, nella prima figura si vede un po' meglio, oppure anche nella terza, poi dopo ci sono anche altre foto. Quindi quando si trova la faccia frontale che è bombata, quindi va verso l'esterno, come ad esempio dovrebbe essere nel Bull Mastiff, questo non è riconducibile alla media dei soggetti dei Tosa. Abbiamo già detto prima, comunque lo dico, normally in Bull Mastiff you have the front face of the muzzle that is just a bit more rounded to the outside and is not so straight or just a little internal to the dog from the nose to the vertical line. Okay. Tartufo e narici. Le narici devono essere ben aperte e il tartufo nero. Nose and nostrils. The nostrils must be open and the nose black. Siamo ora alle labbra. Sono pendenti, nere e spesse. Viste di fronte formano una sorta di V rovesciata o di una U rovesciata e leggermente appuntita. Le labbra non devono mai essere eccessivamente pendule, pesanti o fluttuanti. Lips.
Lips should hang down and be thick and black. Seen from the front, they should form a sort of upturned V or a slightly pointed upturned U. Lips should never be too heavy, hang excessively, or be too slack. Qui vediamo tre esempi di labbra. Lips. Lips should hang down and be thick and black. Seen from the front, they should form a sort of upturned V or slightly pointed upturned U. Lips should never be too heavy, hang excessively, or be too slack. Ecco, torna un attimo sulle labbra, per cortesia, un momento. Ecco, nel terzo caso, nella terza foto, ad esempio, sono un po' troppo pendenti, potrebbero essere un pochino più chiuse. In the third picture, the lips can be better, are just a little too long and open, so it's preferably to have other shape. Ok, puoi continuare. Pelle superiore, inferiore, corti. Denti forti, chiusura forbice. Dentatura forte, sana e completa con chiusura forbice. La chiusura tenaglia non è considerata un difetto grave, ma solo lieve. Un leggero enognatismo o prognatismo è considerato difetto grave, mentre un forte enognatismo o prognatismo è difetto da squalifica. A sinistra una chiusura a forbice inversa, non corretta. A destra una dentatura di un soggetto di 8 mesi con incisivi inferiori allineati e chiusura forbice corretta. Gli incisivi non perfettamente allineati non costituiscono un difetto. Occorre dare priorità alla robustezza della dentatura e alla dimensione dei canini e dei molari. Strong upper and lower jaws, strong teeth, scissor bite. Strong, healthy and complete teeth with scissor bite. A pincer's bite is not considered a fault and is tolerated. A slight overshot or undershot bite is considered a fault, whilst a noticeable overshot or undershot bite is considered a disqualifying fault. On the left, a reversed scissor bite that is not correct. On the right, the teeth of an 8-month-old individual with aligned lower incisors and correct scissor bite. Incisors that are not perfectly aligned do not constitute a fault. Priority is given to the strength of the teeth and to the size of the canines and molars. Occhi abbastanza piccoli, di colore marrone scuro, e con espressione dignitosa, leggermente a forma di mandorla. Il colore chiaro degli occhi in Giappone era considerato portatore di sfortuna e i soggetti dagli occhi chiari venivano così soppressi. Tipico è il colore marrone scuro che non lasciano trasparire alcun segno di paura. Eyes, rather small, dark brown and with a dignified expression. They are slightly almond-shaped. In Japan, a light eye color was considered a sign of bad luck. Thus, individuals with light-colored eyes would be put down. Dark brown is the typical color as it hides any sign of fear. Esempio di occhi. Il colore tipico degli occhi dei cuccioli è il blu-grigio, fino ad un mese di età circa, poi inizia a cambiare fino a diventare marrone. Abbiamo a sinistra una foto con un cucciolo con occhi azzurri, al centro due foto con degli occhi corretti, a destra una foto con degli occhi che hanno forma non corretta e quelli sotto un leggero ectropion. Eye examples. The typical color of puppy's eyes is blue-gray up to about 1 month of age. Then the color starts to change until it becomes brown. Puppy with light blue eyes, correct eyes, shape of eyes not correct,
Maldictropion. Espressione dignitosa che non lascia trasparire segni di paura. Vediamo qui alcuni esempi. In basso a sinistra un cucciolo, in alto a sinistra un maschio, a destra in alto e in basso a destra due femmine. Dignified expression as it hides any sign of fear. Bitch, male, puppy, bitch. Orecchie relativamente piccole, piuttosto sottili, attaccate alte sui lati del cranio, ricadenti contro le guance. Questa razza, pur essendo destinata ai combattimenti, non ha mai avuto le orecchie tagliate. Nella quarta foto le orecchie sono attaccate troppo alte. Ears, relatively small, rather thin, set high on the sides of the skull and hanging close to the cheeks. Although this breed was created to fight, it has never had its ears cropped. In the fourth photograph, the ears are set too high up. Altri esempi di orecchie, a sinistra, l'orecchio è eccessivamente lungo, non triangolare e attaccato troppo basso. Nell'altra foto, l'orecchio è corretto nella forma, ma attaccato troppo basso. Poi abbiamo un orecchio troppo lungo e attaccato troppo basso. Nella quarta foto l'orecchio è corretto nella forma, ma l'attaccatura è troppo interna al cranio. Nella quinta foto l'orecchio è corretto nella forma, in lunghezza e attaccato correttamente. Ear examples. Ears are excessively long, not triangle shaped, and set too low. Ear shape is correct, but the ears are set too low. Ears are too long and set too low. Ear shape is correct, but the ears are set too close to the skull. Ear shape and length are correct, and they are set correctly. Collo muscoloso con giogaia. La giogaia è tipica di questa razza, come pure per i cani da combattimento in genere. Normalmente deve essere tale da poter essere addentata dal cane avversario ed avere una lunghezza tale da consentire al soggetto afferrato di ruotare il collo e poter azzannare l'altro cane sul muso, alle orecchie o sulla parte alta del collo, senza rischiare di rimanere bloccato. Un soggetto senza giogaia sarebbe destinato a soccombere più facilmente di altri. La pelle deve essere spessa ed elastica. Muscular neck with the dewlap. The dewlap is a typical feature of this breed and of most fighting dogs in general. Normally it should be long enough to be grabbed by an opponent, but the length must also allow an individual that has been grabbed to turn its neck and bite the other dog on the muzzle, ears, or upper part of the neck, without being blocked. An individual without a dewlap is more likely to succumb in a fight. The skin must be thick and elastic. Vediamo qui alcuni esempi di soggetti con giogaia corretta. Examples with correct dewlap. Altre tre foto con soggetti con giogaia corretta. Examples with correct dewlap. Qui abbiamo alcuni esempi di collo muscoloso. Il collo deve essere muscoloso, forte e di buona circonferenza. Muscular neck. Veniamo ora al corpo. Garrese ben sporgente, dorso orizzontale e dritto. Body, high withers, horizontal and straight back.
Abbiamo qui altri tre esempi di Garrese ben sporgente col dorso orizzontale e dritto. Body, high withers, horizontal and straight back. Altri esempi, a sinistra una femmina, un maschio al centro, un altro maschio sulla destra. Body, horizontal and straight back. Ecco, una cosa, un momento solo. Quando nello standard c'è scritto dorso, dritto e orizzontale, questa è una delle poche cose che non dà adito a molte interpretazioni. Quindi abbiamo back, level and straight. There is not a lot to discuss, must be straight. E spesso in esposizione si vedono soggetti con schiene non proprio dritte e quindi hanno problemi o di proporzioni nella costruzione del cane oppure una groppa non correttamente inclinata e che quindi dopo ti crea la schiena di riflesso un problema sul dorso. Sometimes, often, I found in dog shows some subjects, individuals with the top line that is not straight, following the standard top line, the back must be straight and level, and you cannot accept not straight individuals. This is the due maybe for not correct proportion in the body, or not balanced dog, or not correct inclination in the croup. Okay. Ecco, in questa prima foto, ad esempio, il soggetto non è corretto, questo non ha angolazioni al posteriore, il garretto è praticamente dritto, ovviamente la groppa non ha un'inclinazione corretta e si riflette sulla linea del dorso che non è dritta, gli altri invece sono corretti. Ok, possiamo continuare comunque. Back examples. Not correct, correct. Rene, largo e muscoloso, groppa leggermente arcuata alla sommità, torace largo e alto, costole moderatamente cerchiate. Il torace deve essere disceso fino al gomito senza oltrepassarlo, di buona ampiezza e profondità. Broad and muscular loins, croup slightly arched at the top, broad and deep chest, ribs moderately sprung. The chest should descend to the elbow without exceeding it. It should be broad and deep. Macchie bianche permesse sul petto, ma non sul collo. Slight white markings on the chest are permitted, but not on the neck. Ventre ben rilevato. Osservando il soggetto dal fianco, la linea inferiore del ventre deve formare un trapezio scaleno con la linea dorsale. Well drawn up belly. Observing the dog from the side, the tuck up must extend in a slightly ascending line, forming a trapezium shape with the back. Coda spessa alla base, va assottigliandosi verso l'estremità, raggiungendo il garretto quando è lasciata cadere. Una forte attaccatura della base della coda, già evidenziata nei soggetti giovani, è indice di buona crescita e dimensioni del cane in età adulta. A riposo la coda è tenuta bassa oppure dritta o a falcetto, specialmente per i maschi adulti. In particolare, in attenzione, è sempre portata alta, dritta, a sciabola o a falcetto. In movimento la coda è sempre portata come prolungamento della dorsale, dritta, a falsetto, a sciabola oppure inclinata verso l'alto, ma senza curve. Tail. Thick at the root, tapering towards the tip,
reaching the hocks when let down. Thickness at the root of the tail in young individuals is a sign of good development and size in adulthood. At rest, the tail is carried low or straight or in a sickle shape, especially in adult males. When alert, it is always high and straight and either saber or sickle shaped. In movement, the tail is always set as a natural extension of the top line and is either straight, sickle shaped, saber shaped, or pointing downwards without curve. Passiamo ora all'analisi degli archi anteriori. Abbiamo un'altezza al garrese per i maschi di 77,2 cm e 69,3 per le femmine, un'altezza al gomito di 41,7 per i maschi e 35,6 per le femmine, un rapporto gomito, altezza al gomito, altezza al garrese del 49,50% per i maschi e il 48% per le femmine. Quindi vediamo che l'altezza al gomito risulta quindi essere in media in rapporto 1 a 2 con l'altezza al garrese, sia per i maschi che per le femmine. Limbs, average height of the withers, 77.2 cm in males, 69.3 cm in bitches. Average height at the elbow, 41.7 cm in males, 35.6 cm in bitches. Average ratio elbow to withers, 69.3 cm in males, that is 49.5%, 63.3 cm in bitches, that is 48%. The height at the elbow is therefore an average in a ratio of 1 to 2 to the withers in both males and bitches. Ecco una cosa a questo proposito. Nello standard non c'è indicata la proporzione della profondità del torace, se deve raggiungere il gomito, deve oltrepassarlo, deve essere leggermente inferiore, oppure se è un 50-50. Quindi anche qui le medie mi hanno rilevato un 49,5 per i maschi, quindi circa la metà. Questa è l'altezza e la proporzione rispetto al gomito e altezza al garrese. E anche per le femmine un 48%, quindi presso poco, sempre il 50%, sia per i maschi che per le femmine. Quindi quando abbiamo il torace che arriva al gomito, il gomito dovrebbe essere circa la metà dell'altezza. Normally in the standard is not written which percentage and proportion should have the elbows with the width. So following the measurements obtained, the average values are 49.5 for the males and 48 for females, so it means almost 50%. So the elbows should be at the half of the height of the width for males and for females. Okay. Arti anteriori. Palla moderatamente inclinata, avambraccio dritto, moderatamente lungo e forte. Gli arti anteriori sono forti, dritti, paralleli e non ravvicinati. Le spalle e le braccia sono molto muscolose. A sinistra un esempio di appiombi corretti, con arti dritti e paralleli. Nella seconda foto gli anteriori non sono paralleli. Un esempio di corretta angolazione della spalla e un avambraccio lungo e forte nella terza foto. Four quarters. Moderately sloping shoulder. Straight, moderately long and strong forearm. Four quarters are strong, straight, parallel, and not too close together. Shoulders and arms are very muscular. On the left, an example of correct angulations with straight and parallel limbs. In the second picture, front legs are not parallel. On the right, an example of a moderately inclined shoulder and a straight, long and strong forearm. Angoli scapolo-omerali, groppa e angolazione del ginocchio. L'angolazione scapolo-omerale rilevata varia da 92 a 101 gradi e la linea teorica tracciata dal garrese perpendicolarmente al suolo deve passare per la parte posteriore del gomito.
I gomiti sono correttamente posizionati, non girati in dentro né in fuori. La groppa ha un'inclinazione di circa 35 gradi e l'angolo misurato al ginocchio di 105 gradi. Angolazioni scarse al ginocchio o eccessive non consentono al soggetto di muoversi correttamente. Scapulo-humeral angles, croup, and knee angulations. The scapulo-humeral angle recorded ranges from 92 degrees to 101 degrees, and the theoretical line running from the withers perpendicularly to the ground should pass through the rear part of the elbow. Elbows are correctly positioned when turned neither inwards nor outwards. The croup has an inclination of approximately 35 degrees, and the angle at the knee is 105 degrees. Minimal or excessive angulations at the knee do not permit the individual to move correctly. Ecco, una cosa qui. Quando si parla di inclinazione della groppa, si ha volevo fare una piccola distinzione. Qui una groppa del 35% è un'angolazione tipica dei cani che hanno un baricentro basso, potenti e hanno una forma rettangolare. Altri invece, come potrebbero essere i levrieri, sono un po' più corti, quindi quadrati, baricentro più alto e la groppa ovviamente ha un'inclinazione maggiore. Ad esempio abbiamo... non so, negli Azavac un 45 gradi, nel galgo spagnolo anche superiore 45 gradi, per il Tosa è 35, nei fila abbiamo un 30, quindi quando si va dalla velocità, dal cane che richiede velocità al cane che richiede potenza, con un baricentro più basso, la groppa deve essere meno inclinata, quindi dai 45 si scende ai 40, poi 35, ai 30 e via via, senza esagerare. Una groppa troppo orizzontale limita il movimento, quindi non può avere spinta. Se invece guardiamo i levrieri, ad esempio, che hanno un'inclinazione superiore, il posteriore arriva a superare le zampe posteriori nel movimento, nella corsa, il galoppo, superano a volte quelle anteriori mentre sono indietro. Mentre invece nei cani trottatori, come ad esempio questi qui, che sono costruiti sul rettangolo come tante altre razze, le zampe posteriori raggiungono la zampa anteriore nel movimento e non la superano. Se abbiamo una groppa inclinata dai 30 ai 35 gradi, si parla di cani trottatori in generale, con un'inclinazione dai 45 gradi o oltre, sono cani corridori. Poi, per quello che riguarda invece la larghezza della groppa, come in altre razze, più è larga, più è perché serve al cane sviluppare potenza con un baricentro basso. Se invece è più stretta, viene sviluppata la velocità e il baricentro più alto. Dico in inglese, normally in Tosa you have the inclination of the croup that is 35 degrees. It means that normally in the dogs that are in the rectangle, you have this inclination. If you take as example the sighthound, they have the inclination that is higher. Maybe some examples are Azawak with 45, or Galgo, Spanish Galgo, is even more than 45. And when you reduce the angulation of the croup, the dog is not so high. The center of the weight is more down. And the dog is not runner, but trotter. In the Tosa, 35 degrees must be connected with the side of the lard of the croup, so the normally the croup is more wide for dogs that needs power, and not so wide for the dogs that need speedy, and this is the big difference between dogs on the rectangle and sighthounds. Okay.
metacarpo leggermente inclinato e robusto. L'angolazione media rilevata al metacarpo è di circa 22 gradi. Le dita devono essere rivolte in avanti e non verso l'esterno. Il metacarpo non deve essere flesso, compromettendo la solidità dell'appoggio. Slightly inclining and robust pastern. The average angle recorded at the pastern is approximately 22 degrees. Toes should always point forward and never outwards. The pastern must not be flexed, as this would compromise stability when standing. Ecco, anche a proposito dei metacarpi, se abbiamo dei metacarpi troppo inclinati, quindi con un'inclinazione superiore ai 22 gradi, come pure per dei metacarpi troppo dritti, quando sono inferiori a 20 gradi, si riduce notevolmente la capacità di resistenza. For metacarps, when the angulation is more than 22 degrees or less than 20, you reduce the capacity of resistance of the dog, resistance. Arti posteriori, muscoli molto sviluppati, articolazioni del ginocchio e garretto moderatamente angolate, solide. Nella terza foto i valori non sono corretti. L'angolazione media rilevata al garretto è di circa 130 gradi, con una lunghezza media per i maschi di circa 20 cm. Coscia fortemente muscolosa, ginocchio non rivolto né in dentro né in fuori. Metatarso dritto e perpendicolare al suolo. Visti da dietro, gli arti sono dritti e paralleli. Hindquarters, very developed muscles, stifle and hock joints, moderately angulated, strong. Incorrect values in the third picture. The average angle recorded at the hock is approximately 130 degrees, with an average length for males of approximately 20 centimeters. Normally, the length of the hock is indicatively equal to 25% of the height at the withers. Extremely muscular thigh, knee turned neither inwards nor outwards. Metatarsal straight and perpendicular to the ground. Seen from behind, limbs are straight and parallel. Vediamo qui tre foto con degli esempi di ginocchio e garretti non sufficientemente angolati. Examples of knee and hock not enough angulated. Piedi, dita ben chiuse, cuscinetti spessi ed elastici, unghie dure e preferibilmente di colore scuro. Nei piedi anteriori le dita sono unite e arcuate, piede di gatto, con cuscinetti resistenti. I piedi posteriori sono un po' più lunghi degli anteriori. Dita ben unite e arcuate. Il colore tipico delle unghie è il nero. In presenza di bianco ai piedi è facile trovare un conseguente colore bianco panna delle unghie coinvolte. Vediamo a sinistra due foto con del bianco ai piedi, al centro dita chiuse arcuate, nella foto a destra le dita lunghe aperte e piede non arcuato, in quella in basso a destra abbiamo delle dita lunghe poco arcuate e un metacarpo debole. Tightly closed feet, thick and elastic pads, hard nails, preferably dark in color. On the front feet, toes are tight and arched cat feet with thick pads. Behind feet are slightly longer than the front ones. Toes are tight and arched. Nails are typically black. Where the feet are white, the nails concerned are often creamy white. White on the feet, closed and arched toes, long and open toes and feet not arched, toes too long and not arched enough, weak metacarpal. Andatura energica e potente,
un soggetto pesante e grasso, che non deve essere interpretato come imponente o che ha dei problemi agli arti e nell'andatura, è sicuramente penalizzato in caso di combattimento. Per poter prevalere sull'avversario, il cane deve essere agile, reattivo, con appiombi dritti, particolarmente sull'anteriore, e muoversi in modo sciolto, fluido e non pesante, come potrebbe essere invece il movimento di un mastiff o un mastino napoletano. Sono tollerati e non ricercati gli appiombi posteriori leggermente vaccini, spesso tipici di soggetti pesanti cresciuti su superfici lisce. Per non scivolare, spesso il cane prende una postura dei piedi non corretta. Un soggetto che muove bene è comunque da preferire rispetto ad un altro, che può avere anche altri difetti, in quanto in ogni caso passerebbero in secondo ordine. Il passo deve essere sciolto, con buon allungo e forte spinta al posteriore. Visto da davanti e da dietro, il movimento è dritto con arti paralleli, non deve mai muovere con passo corto o in ambio. Robust and powerful gait. A heavy and fat individual, which does not necessarily mean a large dog, or one that has leg or gait problems, would definitely be penalized in a fight. To beat an opponent, a dog must be agile and reactive, with straight forequarters, and it must be able to move fluidly and freely, not in the heavy manner typical of a mastiff or an Italian mastiff. Slightly cow-hocked hind legs are tolerated, as they are often typical of larger dogs reared on slippery surfaces. In order not to slip, dogs often adapt incorrect foot posture. However, a dog that moves well is always preferable to a dog that may also have other faults, as in any case they would be considered less serious. The gait should be free, with a good reach in front and a strong drive behind. Seen from the front and back, movement should be straight with limbs parallel. Dogs should never have a short gait or amble. In movimento, la punta del piede anteriore dovrebbe raggiungere il tartufo, creando una sorta di doppio triangolo con le zampe anteriori e posteriori, come raffigurato nell'immagine che segue. During movement, the tip of the front foot should reach the nose, creating a sort of double triangle with the front and rear paws, as shown below. Qui abbiamo due foto di rappresentazione del movimento. Movement. Ecco, una cosa riguardo al movimento, ci si può collegare al discorso di prima della groppa. Con una groppa molto inclinata, tipica dei levrieri, quindi non di 35 gradi, ma di 40, 45 o anche più, il cane non ha la zampa posteriore che raggiunge l'anteriore, ma la sovrappassa. Poi, se l'angolazione invece della groppa è accompagnata anche da una angolazione insufficiente al ginocchio, al garretto, quindi l'angolazione del posteriore, il cane è più dritto nel posteriore, avrà fatica a muoversi, e questo può comportare o un dorso non dritto oppure un posteriore più rigido senza quell'elasticità nel movimento. If the dog in the movement has a croup more with a bigger inclination compared with the 35, like the sighthound of 40, 45 or even more, cannot move normally with the rear paws that touch the front one, because the dog is more short in the body and the rear leg overpass the front legs. Or if the croup has a bad angulation for this breed, with a bad angulation or not enough angulated knee and hocks, the dogs cannot move, will be more hard in the back, and this will provoke one top line that is not more straight. It's impossible for the dog to move correctly. Okay?
Veniamo ora al mantello. Pelo corto, duro e fitto. Colore rosso, fulvo, albicocca, nero, tigrato. Leggere macchie bianche al petto e ai piedi sono permesse. Il colore deve essere uniforme in tutte le varietà. Nei soggetti tigrati le striature devono seguire la linea delle costole ed essere ben nette e delineate, senza sfumature o moschettature. Non è ammesso un manto bicolore o tricolore. Sono consentite leggere macchie bianche al petto e ai piedi. Eventuali macchie bianche sul collo sono altamente indesiderate, come pure sulla coda. Coat. Short, hard and dense hair. Red, fawn, apricot, black, brindle color. Slight white markings on the chest and feet are permitted. Color should be uniform in all varieties. In brindle individuals, streaks should follow the line of the ribs and be clear and well outlined, without gradations or speckling. A two or three color code is not permitted. White markings on the chest and the feet are permitted. Any white marks on the neck or on the tail are highly undesirable. Vediamo qui due esempi di colori non corretti. Il primo a sinistra, bianco sul muso, testa e collo, balzane troppo estese. Il soggetto di destra, manto tricolore. Not correct colors. White markings on the muzzle, head and neck, socks extending too far. Coat of three colors. Vediamo qui altri due esempi di manto non corretto. A sinistra il colore del manto non è uniforme. Nel soggetto di destra troviamo troppo nero sulla testa, un bianco molto esteso e contornato di nero. Not correct colors. Coat color is not uniform. Too much black on the head, too extended white on the chest, and surrounded by black. Taglia. Altezza algarrese minima. Per i maschi 60 cm e 55 cm per le femmine. È importante chiarire che esiste una sola taglia, sia per i maschi che per le femmine. La ripartizione in classi distinte per peso esiste solamente in Giappone ed esclusivamente per ripartire i soggetti per i combattimenti. Nello standard è prevista una sola taglia minima e nessun riferimento al peso. Il peso indicativo di un soggetto maschio adulto varia dai 65 agli 85 kg, mentre per le femmine varia da 48 a 65 kg. Per i Tosa non è previsto nessun peso minimo o massimo. Size. Minimum height at withers, 60 cm for males, 55 cm for bitches. It is important to specify that only one size is provided for with regard to both males and bitches. The breakdown into separate weight classes only exists in Japan and only in order to separate individuals for fighting. The standard only provides for a single minimum size and no reference is made to weight. The indicative weight of an adult male ranges from 65 to 85 kilograms, whilst for bitches it ranges from 48 to 65 kilograms. For Tosa, no minimum or maximum weight is provided. Vediamo ora lo sviluppo e la taglia. La completa e perfetta formazione del torace e della testa si hanno all'età di circa 3 anni. Fino ai 15-18 mesi i soggetti crescono in altezza, non esternando quindi una grande massa toracica e dorsale. Successivamente si completa lo sviluppo del cranio e del corpo. Soggetti giovani già molto pesanti risentiranno sicuramente in futuro di problemi alle articolazioni e di resistenza allo sforzo. Sono in ogni caso preferibili soggetti di grande taglia, imponenti, ben proporzionati, ma non grassi. La muscolatura è fondamentale affinché in caso di combattimento il cane possa essere agile, atletico,
snello e allo stesso tempo resistente alla fatica. La possente muscolatura deve essere supportata da un'ossatura grossa con delle ottime articolazioni e cartilagini non infiammate. Un cane grasso e pesante, anche se imponente, sarebbe destinato a soccombere dopo brevissimo tempo in caso di combattimento. Full development and the perfect formation of the chest and the head occurs at around 3 years of age. For the first 15 to 18 months, individuals grow in height without developing much mass in the chest and back areas. Development of the skull and body is completed later. Young dogs that are already rather heavy will almost certainly have problems with their joints and stamina in the future. In any case, dogs that are large, imposing, and well-proportioned, but not fat, are preferable. Muscular development is fundamental, as in a fight, a dog must be agile, athletic, and slim, and must equally have a lot of stamina. An imposing muscular build must be supported by a large bone structure with excellent joints and non-inflamed cartilage tissue. Although impressive in a fight, a heavy and fat dog would be destined to succumb quickly. Ok, una precisazione, un momento su quello che riguarda la taglia. Nello standard c'è scritto che esiste una sola limitazione inferiore per la taglia, che è di 55 cm per le femmine e di 60 per i maschi. Qualunque allevatore sa benissimo che 55 cm o 60 sono dei cuccioli e quindi se rimangono così sono piccoli. Piccoli perché? Perché li confrontiamo con altri che esistono, si vedono in giro, che sono diffusi o che si vede anche su internet o che si incontrano in esposizione. Quindi la misura minima oggi, per quello che è scritto nello standard, è molto indicativa. Nello standard c'è anche scritto però che si tratta di cani di grande taglia e dalla costruzione robusta. Quindi tra due soggetti, grande e piccolo, di norma qualunque allevatore preferisce quello più grande. Normally, in every breeder knows perfectly that the minimum size of the dogs that is written in standard, 55 centimeter for females and 60 centimeter for the males, is very small size, and maybe we speak about puppies. Normally, every breeder between a smaller dog and a bigger dog, higher dogs, prefer the higher and more imponent. Also in the standard, it's clear written that the general appearance is large-sized dog with a stately manner and robust build. So under limit of 55 for females and 60, today is a very small value. Ok, puoi proseguire. Comportamento sul ring. Nel ring i soggetti si devono muovere in modo sciolto con buon allungo e spinta al posteriore. La coda portata alta e dritta è segno di dominanza e sicurezza. Tipica è la posizione con coda immobile e a falcetto che indica che il cane non ha paura di scontrarsi con un altro soggetto e sta valutando la situazione. In questi momenti lo sguardo diventa fisso e il respiro viene rallentato. Il pelo sul dorso e sulla groppa diventa dritto e la velocità di movimento della coda viene ridotto o addirittura fermato. In the ring, dogs must move freely with a long reach and good push of the hindquarters. The head must be carried high unless the dog is pointing at something or someone ringside. A straight lifted tail is a sign of dominance and confidence. A characteristic trait is a still tail that curls upwards. This indicates that the dog is not scared to face another individual and is sizing up the situation. At such times, the gaze is fixed and breathing slows.
The hair on the back and croup stands up, and the speed of movement of the tail is reduced or even stopped. Criteri e priorità nella valutazione dei difetti. I criteri di selezione tra vari soggetti presenti nel ring potrebbero essere i seguenti. Una prima selezione può essere fatta sul movimento, scartando i soggetti che non muovono bene e che non hanno spinta sul posteriore. Poi si potrebbe passare all'analisi delle linee dorsali, degli appiombi anteriori e della muscolatura. Successivamente si potrebbe passare all'analisi della testa. Difetti. Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come difetto e la severità con cui questo difetto viene penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità. Ossatura fragile, muso appuntito, leggero prognatismo o enognatismo. Nello standard non vi è distinzione tra difetti lievi e gravi. Riporto comunque qui di seguito la classificazione dei difetti distinti in due elenchi, in modo da poter aiutare gli esperti giudici ai fini della valutazione dei soggetti presenti nel ring. Criteria for selection among various dogs in a ring could be the following. An initial selection could be made based on gait, eliminating individuals that do not move well and that do not push powerfully off their hindquarters. Next, the lines of the back, the straightness of the forelegs, and muscle development could be examined, and finally, the head. Any departure from the above points should be considered as a fault, and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree. Thin bones, snippy muzzle, slightly overshot or undershot bite. The standard does not make any distinction between minor and serious faults. However, below is a classification of such faults broken down into two lists in order to help expert judges to assess individuals present in the ring. Difetti lievi, chiusura a tenaglia o forbice inversa. Incisivi inferiori non in linea, denti troppo piccoli, canna nasale montonina, muso troppo lungo rispetto al cranio, stop insufficienti, assi cranio-facciali molto divergenti, costituzione pesante, soggetto alto o basso sugli arti, leggero mancinismo anteriore nei soggetti adulti, piedi vaccini o cagnoli, metacarpo con inclinazione superiore a 30 gradi, presenza di speroni. Minor faults, reverse scissor or pincers bite, lower incisors not aligned, teeth too small, Roman nose, muzzle too long in ratio to the skull, stop too abrupt, extremely divergent skull facial axis, heavy constitution, individual high or low on its limbs, slight east-west front in adult individuals, feet turned out or turned in, pastern inclined more than 30 degrees, presence of dew claws. Difetti gravi, cranio mela, occhi gialli da rapace, sporgenti o infossati, occhio gazzuolo o eterocromia, entropia o ectropia, congiuntiva troppo arrossata, macroblefaria, orecchi attaccati bassi o molto lunghi, prognatismo o enognatismo, muso troppo profondo o stretto o appuntito, tartufo non completamente pigmentato di nero, labbra e o rime palpebrali non pigmentate completamente di nero, assi cranio-facciali convergenti, costruzione leggera, dorso non dritto e solido, insellato o a dorso di carpa, scapola in posizione verticale, groppa vallata, coda con evidenti segni di trauma, ispessita all'estremità o amputata, garretti girati in dentro o in fuori, dita troppo lunghe e non arcuate, metacarpo debole o troppo flesso, ossatura leggera, taglia inferiore al minimo, soggetto aggressivo con le persone, soggetto insufficientemente tipico. Serious faults, apple-shaped skull,
yellow eyes, hawk eyes that protrude or are set too deep, wall eyes or eyes of different colors, entropion or ectropion, conjunctiva too red, excessive eyelid length, ears set low or very long, overshot or undershot bite, muzzle too deep or narrow or pointed, nose not completely black, lips and or eye rims not completely black, convergent skull facial axis, lightweight build, top line not straight and solid, saddle or roach backed, scapula in a vertical position, slanting croup, tail with clear signs of trauma, thicker at the tip or docked, hocks turned inwards or outwards, toes too long and not arched, weak or overly flexed pastern, slight bone structure, size smaller than the minimum permitted, individual aggressive with people, individual insufficiently typical. Veniamo ora ai difetti eliminatori. Soggetti aggressivi o paurosi. Ogni soggetto che presenta evidenti anomalie di ordine fisico o comportamentale sarà squalificato. Soggetti timidi, forte enognatismo o prognatismo. Se nota bene, i maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello scroto e solamente i soggetti sani in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati con la morfologia tipica della razza dovranno essere utilizzati per la riproduzione. Disqualifying faults: extremely overshot or undershot bite, shyness. Note: males should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. Enrico, ci sono c'è il tempo per delle domande prima di concludere? Sì, una piccola precisazione sui difetti da squalifica. Negli standard depositati, nello standard depositato e poi tradotto nelle quattro lingue ufficiali da parte dell'FC, quindi inglese, spagnolo, tedesco e francese, sono riportati due annotazioni nelle nota bene. Il primo, che è presente in quasi tutti gli standard, e poi c'è scritto anche che solamente i soggetti sani e in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati, con la morfologia tipica della razza, dovranno essere utilizzati per la riproduzione. Questa frase nello standard italiano non c'è, o se la sono dimenticata, o non è stato aggiornato, non ne ho idea, non l'ho fatto io. Comunque, in quelli depositati è riportata. Mi collego a una domanda che ho visto sul lato destro, tra quelli che ascoltavano. Sì, hai parecchie domande, un po' sul carattere e un po' anche sull'allevamento. Da dove vuoi iniziare? Da dove? Ah, comincia con quella lì del carattere, che è relativa anche a questo qui, così chiariamo alcuni aspetti. Ecco. Ci sono anche persone che hanno scritto prima del seminario in privato facendo delle domande, per cui un po' le abbiamo anche raccolte. Non c'è il tempo per risponderle a tutte. Va bene, cominciamo velocemente. Allora, riguardo a, mi sembrava una domanda in merito al carattere che oggi in Europa si è ridotto un pochino il carattere tipico che doveva avere il tosa giapponese da cane da combattimento, giusto? Sì, praticamente ci chiedono, anticamente il Tosa era un cane che faceva solo combattimento, quindi in the past is the exclusive dog fighting dog, and then actually there will become another dog for guard. Okay. Comincio a dirti in italiano, visto che ormai non hai più impegni con le slide in inglese. Dobbiamo considerare una cosa. Intanto nello standard c'è scritto anticamente cane da combattimento, oggi cane da guardia. Ok. Andiamo avanti pari. Sì, the first is most important to evidence pari. This in the oldest was big of fighting dogs in the past, but not today. Oggi cane da guardia, non dice difesa, dice cane da guardia.
These guard dog is not for defense. Leggo quello che c'è scritto nelle quattro traduzioni degli standard. Per l'inglese, utilization, formerly fighting dog, nowadays watch dog. Non parla di difesa. Verwendung, ehemaliger Kampfhund, heute Wachhund. Questo in tedesco. In spagnolo è scritto antes perro de combate, hoy perro de guardia. E in francese, utilizzazione, anciennement chien de combat, aujourd'hui chien de garde. Quindi cane da guardia. Ovviamente quando è stato redatto lo standard, in molti stati i combattimenti erano vietati, non poteva essere trascritto nello standard cane da combattimento e basta. Se vuoi andare avanti. In the course of the time there is become not permit to fighting with dogs. And then in a lot of country decide to modificate the standard, to modificate that, to authorize the breeding dogs for fighting. And then it's the same for the Tosa. Yes, when the standard was written, prepared, fighting were not allowed. So they cannot write fighting dogs, but it's become watch dog, not for defense, but watch dogs. Ok, sì, è cambiato, praticamente è cambiato, non è più un cane da combattimento, ha la storia del cane da guardia. Il cane da guardia, per definizione, è un cane utilizzato per proteggere le proprietà, fare attenzione a intrusi, che siano animali o persone indesiderate, ma il cane da guardia è un cane che lavora da solo, mentre il cane da difesa invece lavora con altre, con il proprietario, con la persona che deve difendere, ed è totalmente diverso, perché quando il cane fa la guardia è lui che è indipendente nella decisione se spostarsi, muovere, abbaiare, attaccare o meno. Il cane da difesa ha certe regole, infatti ci sono dei percorsi ben precisi con corsi di obbedienza e di difesa. Okay, we have two different types for the defense dog and for the guard dog. The guard dog, the function did doing alone, not with the person or the other animals. And this is the different to function of the defense dog for the guard dog. The guard dog is a protection of the property, of the family, of the person, and the function spent exclusive alone. Ecco, nello standard, tornando a quello che dicevo, c'è scritto solamente i soggetti sani e in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati con la morfologia tipica della razza dovranno essere utilizzati per la riproduzione. Quindi il cane deve essere morfologicamente tipico, prima cosa. Se è morfologicamente tipico, deve anche svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati. Quindi oggi che cosa deve fare il Tosa? Seguendo lo standard, deve fare la guardia. Ok. Today the Tosa must do the guard dog, because on the standard wrote that only the dog to have in inglese only functionally and clinically healthy dog with breed typical conformation should be used for breeding. So it means that must be typical as for the breed and must respect the function that it was created for. Ecco, io mi collego a questa cosa che hai detto, Enrico, perché dalla Grecia una persona che ci sta seguendo, from Greece, Spyros, ha scritto, wrote the comments, ha praticamente il fatto che, visto che sono pochi gli allevatori seri che si occupano proprio di progredire, diciamo così, l'allevamento di questi cani in modo corretto, spesso e volentieri ci troviamo con la maggior parte degli allevatori che fanno cose magari mixando con altre razze, perché è difficile trovare nuovo sangue, quindi genealogie diverse per poter migliorare il proprio allevamento, e quindi non sarebbe possibile in futuro che magari ci fosse la possibilità di depositare il DNA appunto nei paesi membri della FC prima di far permettere ai cani di riprodursi o fare cucciolate? Allora, sarebbe perfetto, ottima domanda. Very good question and interesting.
E con il deposito del DNA sicuramente ogni soggetto, preferibilmente magari anche al momento del rilascio del pedigree, potrebbe essere tracciato, individuato, seguito e valutato già alla fonte se è tipico, se ha delle caratteristiche che non rispecchiano lo standard o meno. Dobbiamo purtroppo, ok, traduci poi vado avanti. Okay, will be. This is a very, very interesting question, and will be a very beautiful, if possible, to do, to deposit the DNA for each country before to use the dog for meat for breeding, because we is a lot of opportunity as to follow the line of the each reproductor, each dog, and the line of each consequence of mating. And if the DNA is checked and deposited at the moment of the issue of the pedigree, it would be the best. So you cannot change in the future the dog or declare mating without DNA deposited, or use one dog and declare another dog. That sometimes happens. So could be interesting, but we must check and understand what is the reality today. We have many countries where the cost to obtain the deposit of DNA is not so cheap. So if you oblige every breeder for every breed to deposit the DNA at the beginning, this will increase the cost for every litter, and maybe you will have a reduction of the puppies in every breed and in every country. So not all countries in this moment, in my opinion, are ready to do this, but will be the best. I will support it in the future if possible, also for San Marino, for my country. But in this moment, I think it's early because not all countries are unfortunately at the same level. Ok, praticamente Enrico ci sta dicendo che alla fine sarebbe una cosa bella, però i costi e la gestione di una cosa del genere comporterebbero non soltanto che non tutte le nazioni, soprattutto in questo periodo, possono permettersi una cosa del genere, ma anche i costi dei singoli allevatori, per cui ci potrebbe essere anche il rischio che qualcuno, invece di mettere a depositare il proprio DNA prima di far riprodurre il cane per eventuali costi e quindi fare le cucciolate, magari preferirebbe di farle non registrandole, quindi c'è un rischio appunto di gestione delle cose, delle risorse, dei costi. Sì, infatti. Altre domande? Riguardo alla funzionalità dei cani, tornando al discorso di prima, questo lo devono valutare gli allevatori. E nello standard c'è scritto che il cane deve essere funzionale e tipico per la razza, seguendo lo standard. Però alcune cose possono essere verificate in esposizione da parte dei giudici, tipo la struttura, le proporzioni, il colore, la dentatura, chiusura, ma la funzionalità non è sempre facile. Sfido chiunque, non so, a verificare se un cao de agua sa nuotare o se un podengo è in grado di prendere una lepre, quindi il cane sa far la guardia, non so, bisognerebbe fare delle prove. Forse non tutti i giudici sono disposti a rischiare il braccio. No, okay. There is something the judge can to see, can evaluate in the show, but there is another one, like a function, like a guard, like a cow de agua when you play in the water, it's not possible to look, to show in the ring. Sì, when in the standard is written only functionally, dogs should be used for breeding. It's not always easy to do this at the show because the function of the dog, if respect the function that was bred, is only for breeders. Only breeders can check it. For a judge, is impossible to check. As an example, if a water dog can swim in the ring of the show, or if Podenco is able to catch a rabbit, we cannot do this at the showground. So regarding the function of the dog, it's of the breeders.
Ok, Enrico ripete appunto il discorso che poi quello che è la funzione del cane in base alla tipologia di razza viene comunque influenzata e può essere valutata dalla leva, da chi li alleva e da chi ha a che fare con questi cani, non certo soltanto dalla parte morfologica. Un'ultima domanda, ho visto prima se l'FC ammette gli allevamenti di cani da combattimento, mi sembra. Sì, ma io volevo concludere con un'ultima domanda che ci arriva dal pubblico, adesso io non mi ricordo chi l'aveva scritta un po' più o meno un'ora fa, perché sono circa 2 ore e mezza che siamo online, ed è una domanda riguarda sempre il carattere, e ci chiede: if in the ring you have 2 dogs with the same quality, the first is aggressive against other dogs, and the second one is overly shy, with tail under the body, what do you do? Cosa fai? Quindi appunto, se il giudice si trova con 2 cani nel ring e che ovviamente hanno le stesse qualità, immagino morfologico in questo senso, è ovvio che uno è particolarmente aggressivo verso gli altri cani, per cui eccelle nell'aggressività, e l'altro invece dimostra di avere segni di paura e quindi di timidezza anche con la coda in mezzo alle gambe. Come ci si comporta? Cosa fa? Cosa allora, fare? Intanto vorrei premettere che trovare 2 soggetti... nel ring con le stesse identiche qualità è quasi impossibile, quindi come hai detto 2 soggetti uguali è veramente fatica. Diciamo che si possa verificare questa ipotesi, bisogna considerare però, come dicevamo prima, che se i tosa vanno valutati anche per la funzione o per il carattere che deve essere da guardia e non più come cane da combattimento, perché non è che si possono fare combattere i cani nel ring in esposizione. Se un cane da guardia ha paura, è difficilmente controllabile, perché il cane è pauroso, non lo controlli come per le persone, mentre invece se un cane è aggressivo bisogna vedere aggressivo nei confronti di chi, perché i 2 estremi non sono mai tollerati, sono difetti da squalifica sia l'uno che l'altro. In particolare, se il cane è pauroso di solito lo si vede, come pure il cane aggressivo, però il cane aggressivo può essere aggressivo anche se provocato, il cane pauroso è sempre pauroso. Okay. Direi che comunque un cane pauroso fa fatica a far la guardia, perché se mi entra, non so, un intruso e il cane ha paura e scappa, quello di guardia ne può far poca. Se invece il cane è aggressivo e nel ring il giudice lo deve valutare, anche il giudice in quel momento viene messo un po' a rischio, perché quando bisogna andare a controllare i denti o i testicoli o toccarlo, il cane rischia di mordere, anche questo non va bene. Quindi direi che in primis fatica a trovare 2 soggetti uguali, poi comunque se uno è pauroso e uno è aggressivo, quello pauroso non si fa avvicinare. Ecco, io ad esempio i pochi morsi che ho preso li ho presi da dei cani che avevano paura, che erano paurosi, ti avvicini, il cane spaventato reagisce e ti morde, non perché ti voglia attaccare, ma perché ha paura. Quindi in entrambi i casi diciamo che non è il massimo. Ok, ho morsicato un'esposizione, la settimana dopo non giudica probabilmente. Ok, of course. So it's at first it's very very rare to look for the same ring 2 dogs with the same quality, and would be it's 2 different extremely point of behavior of the dogs. When we have a aggressive dog, maybe it's not normal, but maybe it's better to control him. To looking for what is the problem of this behavior. In another one, for the dog, a lot of shy, it's a problem, because the Tosa today is the dog for the guard dog, and then it's supposed to have a temperament, that we have a behavior control, and then maybe and also Enrico say some bite. In the ring, I kept from the shy dog and not from the aggressive dog. Yes, one time even a Maltese, no, the maximum, but it was happened. Tosa is very rare, because okay, very okay. Io penso che siamo arrivati alla conclusione, Enrico. Noi ti facciamo i complimenti, perché io come appassionato di Tosa ti faccio i complimenti, perché mi è piaciuto partecipare e collaborare a questa realizzazione. E allora ricordo alle persone che ci ascoltano che a breve, alla conclusione di questa diretta streaming, troverete sul canale YouTube del Dog Show San Marino e anche sul canale YouTube di Tisamo Tosa Kennel, troverete le versioni di questo seminario nelle lingue russo,
Russian, French, English, Spanish e Deutschland. Quindi in 5 lingue troverete la possibilità di poter leggere, di poter ascoltare questo seminario. Sia vedere con le slide tradotte nelle diverse lingue che ascoltare con dei madrelingua che commentano e leggono il testo. You can hear and you can read and hear all the slide of this PowerPoint. Sì, perfetto. Ok, bene. Ringrazio i ringraziamenti. I ringraziamenti, lascio a te la parola, Enrico. Ringrazio tutti per l'attenzione, in particolare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo seminario, per le traduzioni dei testi negli audio in 5 lingue, in modo di favorire anche chi non parla italiano, potendo così seguire il seminario nella propria lingua direttamente da Facebook o dal canale YouTube. Jovica Golubovic per la realizzazione di tutti i disegni di anatomia, Anita Duggan dall'Irlanda per la revisione del testo in inglese, Petru Muntean per gli aiuti nella valutazione morfologica e Francisco Ruiz Rodriguez per la ricerca delle foto storiche dei soggetti in Giappone. Per gli audio nelle altre lingue, Maria per il russo, Florin per il francese, Joanne per l'inglese, Roberto per il tedesco, Victor per lo spagnolo. Di nuovo a tutti gli allevatori e proprietari di Tosa che hanno contribuito alla raccolta dei dati. E poi per ultimo, ma non per importanza, Alfonso Montefusco, che in qualità di regista ha consentito la realizzazione di questa iniziativa. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Enrico, grazie a tutti, thanks for watching. Grazie.